E buongiorno mondo, oggi è il 13 di agosto 2021, sono quasi pronto per il mio nuovo ciclo viaggio. Questa volta non sarà un viaggio breve, ma sarà un viaggio di almeno 3 mesi in compagnia di mio fratello che incontrerò tra 6 giorni più o meno. Ci siamo dati un appuntamento che vi sveleremo lungo la strada. Le mie borse sono quasi pronte, la partenza è prevista per domattina alle 7 da Vercelli, dove tornerò pedalando e non mi resta che dirvi buon viaggio a tutti e buone pedalate. Ehi hey Google, Spegni tutte le luci. Omar, questo è il tuo paradiso. Al cartello, ragazzi, alla fine l'ho fatto veramente. Sono partito già da 30 km. Non vi ho fatto vedere troppo delle strade perché comunque sono quelle che percorro normalmente, ma non si torna più indietro, salvo problemi non si torna più indietro. Farò un bel giro ad anello come piace a me, ma questa volta sarà talmente lungo che mi terrà distante da casa almeno 3 mesi. Qua dietro c'è la mia bicicletta, è fin troppo carica, ma con tutti i mesi che farò, con il climi che passerò, non sono riuscito a tagliare molto. Sono arrivato a Galliate per una piccola pausa, adesso mangio qualcosina e riparto. Buone pedalate a tutti, ragazzi. Sto tenendo una media davvero ridicola, ma come vi dicevo ho le borse parecchio cariche, quindi sono pesantuccio e perciò me la prendo con comodo e cerco di non sfiancarmi per nulla. Manca ormai un quarto d'ora, mezzogiorno, sono arrivato alla diga del Pan Perduto che divide il Ticino dal canale Villoresi, che è questo qua dietro. Faccio ancora qualche chilometro, poi mi fermo a fare una pausa pranzo e ricomincio a pedalare nel pomeriggio. Punto a fare 120 km oggi, sono a quasi 60 adesso, ma se non ce la faccio mi fermo prima e butto la tenda da qualche parte, ma state attenti e vediamo un po' dove riesco ad arrivare, ve lo farò sapere. Molto bene ragazzi, ho fatto quasi 70 km, sono arrivato al comune di Mornago, ho piazzato la bici qua dietro, sono su una panchina davanti alla chiesa e mi faccio la pausa sandwich, mangio un pochino, mi riposo e poi riparto con calma perché sono già un po' bollito con soli 70 km, ma fa caldo e le borse pesano, ve lo garantisco che pesano, quindi mi riposo, cerco una fontanella d'acqua perché ho ancora 1 litro d'acqua, ma non riesco a trovare la fontanella, perciò a dopo. Ecco a voi le prime indicazioni per la Svizzera. Molto male ragazzi, ho fatto poco meno di 90 km, ne avevo pianificati 120 per oggi, ma sono un po' bollito. Sono quasi le 4, sì, sono le 4 adesso e ci sono 35 gradi, è davvero
tosta oggi. In più, adesso stavo facendo una discesa e stavo sul lato della strada perché comunque c'erano le auto, che okay? C'erano i classici tombini a bordo strada. Ne ho preso uno ai 35 all'ora. Da questo portaborraccia è saltata fuori questa borraccia qui, che è quella nuova che ho appena comprato in acciaio, e si è subito spaccata, tutta bollata. L'acqua tiene ancora un po', ma non c'è più il tappo e questo si svita. Che brutto, che brutto. Vabbè, proseguo. Tanto le campane suonano ogni volta che parlo, quindi meglio proseguire. Ciao ragazzi. Breve sosta a Busimpiano per un ghiacciolino per rinfrescarmi, visto che oggi ci sono sti 35 gradi come vi dicevo prima, ma ora riparto e vedo se riesco a fare i 25 che mi mancano per arrivare alla meta prefissata. Ragazzi, eccomi finalmente in Svizzera. Adesso faccio gli ultimi chilometri per cercare un posto dove bivaccare e i prossimi giorni saranno ovviamente qua in Svizzera. Poi si proseguirà per la Germania, dove incontrerò mio fratello, ma vi dirò solo poi il punto reale di incontro con lui. Guardate quell'orologio là sopra, sono le 18:37 e ci sono ancora 36 gradi. C'è da morire, guardate un po'. Bene ragazzi, so che quest'ultimo tratto di strada non ve l'ho documentato, non ho ripreso quasi niente, ma sono entrato in uno stato di trance da stanchezza, caldo e pensieri che non mi è venuto in mente proprio di filmare. Mi sono fermato circa 6 km prima della tappa che mi ero prefissato perché ho trovato questo pratone, che non è il massimo perché là in fondo c'è una casa, quella là è una strada, la superstrada, quella che stavo percorrendo io, ma pensavo di piazzare la tenda qua in modo da essere un po' imboscato da questi alberi e vediamo, ma adesso mi faccio da mangiare e la tenda la piazzo dopo quando inizia a fare un po' più buio. Ci sarà anche un altro problema, non so se li vedete voi dalla cam, guardate quanti moschini che ho intorno alla faccia, è pienissimo qua intorno. La tenda dovrò stare attentissimo a tenerla chiusa, altrimenti mi si riempie di moschini, porca miseria. Mi faccio da mangiare che sto svenendo dalla fame.